Non c'è annunzio senza movimento, senza uscita, senza iniziativa. Questo vuol dire che non c'è cristiano se non è in cammino. Non si annuncia il Vangelo da fermi, chiusi in un ufficio, alla scrivania o al computer, facendo polemiche come leoni da tastiera e surrogando la creatività dell'annunzio con il copia e incolla di idee prese qua e là. Tra poco celebreremo la Domenica della Divina Misericordia, istituita da San Giovanni Paolo II come voluto dal Signore Gesù attraverso Santa Faustina Kowalska, quasi un secolo fa. Oggi che il mondo è sempre più provato dalle guerre e si allontana da Dio, abbiamo ancora più bisogno della misericordia del Padre.